Eccoci qui. Va bene, possiamo cominciare. Benvenuti, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Questo webinar è molto importante per Talkwalker e per me anche personalmente, essendo la prima campagna importante per l'azienda. Sono Francesco, sono responsabile per il marketing e la comunicazione per Talkwalker. Da dove si chiama? Benvenuti nel webinar Social Media Trends 2021. Il nostro topic per questo webinar si chiama Umanizzare il brand. Parleremo riguardo come sviluppare una connessione emotiva con il pubblico. Con me degli ospiti d'eccezione che sono contentissimo di avere con me e di aver riunito insomma in questo webinar. Paola D'Antuono, di Ceco, Digital Communication e Commerce Manager. Miriam Bertoli, Digital e Content Marketing Strategy, e Lorenzo Bolognini, Director of Sales and Marketing, la prima per MiriamBertoli.com e la seconda per B2B Nitro, spero di aver pronunciato bene tutto quanto. E grazie di essere con noi, sono sicuro che sarà una conversazione estremamente interessante, perché siete dei marketers che seguo da vicino da tempo e sono sicuro che apporterete il vostro know-how. All'argomento che andremo ad argomentare. Dunque, un breve excursus sulle parti coinvolte. Lo saprete benissimo a questo punto: Talkwalker è un'azienda di analytics e social listening. Forniamo un tool ad oltre 2000 brands per il listening su social e su web in generale attorno ai brand. E anche De Cecco non ha bisogno di presentazione, magari Paola vuole aggiungere due parole riguardo il background dell'azienda. Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Beh, su The Cecco in realtà anch'io ho poco da aggiungere rispetto a quello che il brand presenta già da sé col suo nome. Siamo un'azienda storica fondata nel 1886 da Filippo De Cecco, che è trisnonno dell'attuale presidente. E siamo il terzo produttore mondiale di pasta, primo nel segmento premium. Oltre alla pasta ci occupiamo anche di olio, rossi e sughi, farine e vetri. Ma probabilmente voi ci conoscerete per lo spaghettone. È sempre nelle nostre tavole, quindi conosciamo benissimo il brand e nelle nostre dispense. E abbiamo Miriam Bertoli e Lorenzo Bolognini. Miriam Bertoli si occupa di marketing digitale, di consulenza e di elaborazione di strategie. Miriam, vuoi dirci di più riguardo la tua attività? Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Grazie Francesco, grazie a Talkwalker per l'invito. Allora sì, io sono freelance, sono libera professionista, faccio consulenze di marketing digitale, quindi guido le imprese a costruire la loro strategia digitale, mettere ordine spesso per poter sfruttare tutte le opportunità che il digitale mette a disposizione, con un focus particolare sui contenuti, perché nel mio modo di vedere, insomma, il digitale apre tantissime opportunità, una di queste è quella di usare al meglio la leva dei contenuti. Sono docente perché collaboro sia con Ca' Foscari che con l'Università IUL di Milano. Insomma, faccio questo lavoro con passione da un sacco di anni e mi piace molto anche divulgare, ed è anche uno dei motivi per cui ho accettato molto volentieri questo invito. Grazie, grazie mille. E Lorenzo Bolognini, che in realtà è il mio mentore in marketing da un paio d'anni, lascio a lui la presentazione. Grazie Francesco e grazie a Talkwalker e buon pomeriggio a tutti. Io sono Lorenzo Bolognini e mi occupo di sales e marketing per B2B Nitro e la nostra ragione di essere è accelerare sales e marketing. Lo facciamo principalmente in due modi, parlando diciamo tatticamente diciamo, con campagne di account-based marketing e inbound marketing e poi efficientando, creando o integrando i processi di sales e marketing intorno a degli strumenti quali HubSpot, per esempio. Perfetto, perfetto, grazie mille. Dunque, ecco di cosa parleremo. Parleremo innanzitutto del Social Media Trends, la campagna. Parleremo di come abbiamo elaborato i dati per fare de determinate affermazioni nel report che probabilmente molti di voi hanno già letto. Parleremo dei 10 trend, li illustreremo, arrivando al trend principale che ha ispirato il topic.
dietro il webinar, quindi come umanizzare il brand. E poi ci sarà una fase di conclusione, tireremo un po' le somme su quello che abbiamo scoperto, e poi il Q&A. Dunque, facciamo questa campagna in Talkwalker da 5 anni. Abbiamo notato ovviamente una crescita esponenziale di utenti nei social media da 5 anni a questa parte, da 2,2 miliardi sono diventati 3,6, il che ovviamente comporta più dati da analizzare, più risorse per i marketer e anche più difficoltà, insomma, nell'estrapolare questi dati. Di conseguenza, per definire i trends, insomma, gli assunti sul quale si basa questa campagna quest'anno, abbiamo espanso ulteriormente il nostro workflow, diciamo. Quindi, prima di tutto, abbiamo chiesto l'opinione degli esperti globali in tutto il mondo, e io mi sono occupato personalmente di coinvolgere gli esperti italiani, e devo dire che ho avuto un feedback pazzesco per quanto riguarda l'apporto alla campagna. Abbiamo avuto tantissimi insights, tantissime nozioni, tantissimi use cases, e insomma colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato. È stato veramente fantastico avere un feedback del genere. Poi abbiamo fatto dei sondaggi tra i nostri utenti e il pubblico in generale. Ovviamente abbiamo fatto ricorso ai nostri tool di social media listening, che è la più grande risorsa, una delle più grandi risorse, insomma, che si possono avere in un contesto del genere, quando si tratta di fare crawling di dati, di una mole di dati così, così ampia, diciamo. E infine abbiamo dato un'occhiata ai trends attuali degni di nota. E quindi, insomma, come abbiamo ottenuto gli insight? Cominciando dal quick search e dell'analytics, che sono due funzioni del nostro tool. Poi abbiamo passato questi dati nel sentiment analysis. Infine il conversation cluster ci ha aiutato a dare un'impostazione grafica a questi dati, come vedremo poi nelle prossime slides. E infine abbiamo avuto questi 10 social media trends per il prossimo anno. Il processo di ricerca è stato fatto inoltre in collaborazione con HubSpot, che ci ha fornito dei dati importanti anche relativi alla sua utenza e alla sua ricerca, e l'assunto principale tramite il quale, insomma, abbiamo operato in questo processo è tenere il consumatore al centro di ogni strategia. Questo perché è un po' la filosofia aziendale, insomma, la conversational intelligence è importante perché il consumatore è la base di ogni tattica di marketing alla fine. E questi sono i trends che abbiamo estrapolato. Ora non elencheremo uno per uno, perché molti di voi hanno già letto il report. Se non l'avete già fatto, vi invito a farlo. Riserveremo più tempo, insomma, ad altri argomenti. In questa fase vorrei dire che abbiamo scelto, insomma, il trend numero uno alla base di questo webinar, quindi l'impatto del pubblico socialmente consapevole, ma personalmente ho anche tracciato un percorso che va quindi dal trend numero 10, il remix come user generated content. Ovviamente c'è il discorso della pandemia, quindi le 4C relative al Covid, nostalgia marketing e anche il marketing conversazionale, quindi il conversational marketing. Diciamo, ho unito i punti fra questi trends, sono quelli che mi hanno colpito di più e che hanno colpito di più anche le persone coinvolte nel processo di elaborazione dei dati. Però sono curioso di chiedere ai nostri panelist, alla luce di questi trends, data la vostra esperienza nel marketing digitale, ci sono trends con i quali concordate di più o di meno? Avreste disposto i trends in un ordine diverso? Qualcosa vi ha colpito di più? Miriam, cosa ne pensi? Sì, allora, concordo con tutti i trend, mi sembra un'ottima foto effettivamente delle linee guida per una buona campagna. Personalmente le 4C del contenuto, appunto, come dicevo prima, la mia attività è molto centrata sui contenuti. Le 4C del contenuto su Covid, per quello che ho visto io in questi mesi, i mesi che si aprono, diciamo, credo di poter dire, insomma, che saranno non uguali ai mesi della primavera, ma un'evoluzione in qualche modo, però torneranno, e non hanno mai smesso di esserlo, centrali alcuni elementi. Per esempio il fatto di utilizzare il contenuto
per passatemi il termine poco carino, per rimpiazzare alcune interazioni che prima venivano di persona. Quindi una delle 4C che è contactless, insomma, quindi il contenuto che aiuta a far avvenire delle cose che prima venivano personalmente, ecco, per tutta una serie di temi io quel trend li avrei messo un po' più alto in classifica, perché effettivamente, io lo vedo anche nell'esperienza diretta con i miei clienti, spesso ciò su cui lavoriamo è proprio dire, prima avevamo una serie di interazioni di persona che potevano essere il sopralluogo per un intervento di customer service, adesso questo in alcuni casi non è possibile, prendere un aereo, andare nell'impianto a fare la stessa attività, e quindi ci sono dei contenuti digitali che vengono in aiuto in questo caso, non possono sopperire a tutte le necessità, però in alcuni casi funzionano. Quindi sui 10 nella mia classifica il 9 l'avrei portato più alto. Sì, sono d'accordo, è molto importante, probabilmente avrebbe meritato un posto più in alto, però alla fine devo dire che è un tema un po' ricorrente quasi in tutti i punti riportati, è un po' un filo conduttore fra vari topic, quindi è ragione a dire insomma che è un topic predominante in questo senso, sì. Sì, se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva Miriam, con cui condivido l'analisi, è che il contenuto probabilmente è un mezzo migliore fra i mezzi messi a disposizione del marketing per comunicare in questo momento. Non è il tempo di pubblicità che spingano, no, prodotti verso i clienti, no? È tempo di essere vicini ai clienti, in qualche modo utili ai clienti. Quindi il contenuto è sicuramente il mezzo migliore per fare questo in questo momento. E diciamo, lo è sempre stato, importante. Il concetto di storytelling è legato al contenuto, e però adesso lo è ancora di più sicuramente. Certo. Allora, dal punto di vista... Lato... lavorando con un brand, per un brand che fa le materie prime in quanto presentare il suo punto di forza, non posso che essere d'accordo col punto 1, che è l'impatto del pubblico socialmente consapevole, perché oggi più che mai con un'età media degli utilizzatori dei social media che comunque si è andata ad allargare e a crescere, quindi non parliamo più soltanto a un pubblico molto giovane ma a una fascia di pubblico e consumatori sempre più ampia, andiamo sempre più ad andare a interloquire in modo diretto tramite social media con degli utenti che sono in primis consumatori e che sono, cosa non secondaria, consumatori attenti. Parliamo quindi di un pubblico che è socialmente consapevole e che sempre più richiede al brand in modo molto diretto tramite social trasparenza e chiarezza su tutto quello che è materie prime piuttosto che sostenibilità o in generale tutto quello che riguarda il prodotto in sé o il packaging o il metodo di produzione nel nostro caso. Quindi sono assolutamente d'accordo con il punto 1 di questa classifica che vede la consapevolezza del pubblico al primo posto. Ottimo, e questo mi porta a introdurre appunto il nostro topic, grazie mille. Intanto vedo che ci arrivano delle domande nel Q&A, negli ultimi 15 minuti risponderemo alle vostre domande, quindi intanto mandate pure e saremo felici di rispondere alla fine. E quindi l'ascesa del pubblico socialmente consapevole, il punto 1 nei nostri trends individuati nel report. E dunque, appunto, come diceva Paola, c'è il discorso del pubblico e dell'allargamento, insomma, del pubblico nei social media alla base di ciò. E quindi millennials, la generazione Z e la generazione Alpha è una generazione che cresce e che quindi comincia ad avere un certo potere di acquisto, comincia ad imporsi nel discorso generale sui social ed online. È una generazione particolare perché sappiamo che è estremamente connessa, digitale, ma anche informata, ben formata, e che insomma opera delle scelte a livello di acquisti molto oculate. E questo è l'assunto di base dal quale partiamo. È interessante notare il conversation cluster che abbiamo estrapolato riguardo questo segmento, lo vedete sulla destra, e sappiamo che queste persone, questo segmento,
di utenti parla di questioni sociali molto pregnanti per la loro generazione, e quindi parla di uguaglianza sul posto di lavoro, sul coronavirus ovviamente, sui cambiamenti nei trends riguardo il cibo in generale, la salute mentale, l'educazione, la politica. Sono tutti temi molto pesanti e molto importanti, dai quali i brand non possono più esonerarsi, insomma, nel parlare, se vogliono fare un engagement con questo tipo di pubblico. Quindi questo è il primo assunto. Poi ovviamente c'è il discorso pandemico, insomma, sappiamo, è un topic col quale abbiamo a che fare tutti giornalmente, non voglio stare qui ad annoiarvi con i soliti discorsi, però vale la pena menzionare che il Covid, dal nostro punto di vista, non è stato un evento che ha fatto sfociare questo trend, bensì è un evento che ha dato una spinta notevole a un trend già esistente. Quindi, insomma, c'è questo segmento che da tempo si occupa di questi temi, ha questi temi a cuore, e il Covid ha fatto sì che la voce, insomma, di questa generazione cominci a farsi sentire in maniera molto pesante. E, vediamo le mentions relative al Covid, ovviamente avere un picco enorme, passando da zero mention l'anno scorso a oltre un miliardo quest'anno, però questa, insomma, è una cosa che possiamo già immaginare. E di conseguenza cosa possiamo dire? Insomma, anche Forbes ha individuato questo trend, e secondo una loro ricerca l'88% dei consumatori sostiene, insomma, un engagement con i brand che sono allineati a questioni sociali per loro importanti. Quindi, insomma, la comunicazione non è più una mera questione di vendita o di illustrazione di qualità del prodotto, ma deve toccare temi importanti per pubblico di riferimento e sostenerli nel loro processo d'acquisto, così come nella vita di tutti i giorni. E, detto ciò, abbiamo individuato dei punti chiave sui quali lavorare, insomma, per allineare la strategia del brand sul piano comunicativo alla luce di queste informazioni. Come dicevo, abbiamo ricevuto moltissimi quote che vedremo nelle slide successive. Mi sono basato sull'apporto di questi marketers per individuare dei temi particolari, e quindi pensiamo che bisogna vertere principalmente sull'autenticità del brand, magari elaborando uno storytelling di qualità. L'essenza, qui è molto importante il tono, la scelta dei media e la frequenza della comunicazione, e la sensazione riguardo al brand, quindi curare molto il contenuto, il design, e prestando attenzione al sentiment dell'utenza, che deve essere alla base, insomma, dell'elaborazione della comunicazione in generale. Ora, mi piacerebbe avere un po' l'opinione dei marketers che abbiamo come ospiti rispetto a questi punti. Nel vostro quotidiano, nella vostra professione, riscontrate, insomma, questa importanza? Non so, ditemi voi. Miriam, cosa ne pensi? Allora, sì, come dicevi giustamente, non sono trend che nascono con la crescita della curva di conversazioni sul Covid, sono tendenze che sono, diciamo, nate negli anni precedenti e che quello che sta succedendo non fa altro che amplificare. In particolare credo che il tema dell'autenticità, cioè autenticità è strettamente connesso con fiducia. Cioè qualcosa che viene percepito come autentico è qualcosa di cui mi posso fidare. E secondo me, perché è fondamentale all'interno della strategia di comunicazione l'autenticità? Perché è quella che permette di creare poi la fiducia. Quindi, diciamo, delle tre linee di azione, questa secondo me è quella che va tenuta più in vista, perché altrimenti tutto ciò che il brand va a comunicare suona finto, suona artefatto, e quindi non crei effettivamente una connessione, perché, come dire, abbiamo sviluppato in questo caso anticorpi, no? Negli anni per respingere tutta una serie di comunicazioni di brand che non sono credibili. Perché? Perché non sono autentiche, di conseguenza non ci fidiamo e non siamo in quel caso disponibili a dare poi al brand quello che è, diciamo, il ritorno atteso, cioè sceglierlo per l'acquisto, per il passaparola e così via.
Quindi secondo me il tema del riuscire ad avere una comunicazione autentica e coerente con i valori del brand è effettivamente chiave, perché per tutto il contesto in cui stiamo vivendo, il potersi fidare di è il tassello per far partire tutto il resto, ecco, tutto il resto dei comportamenti, delle modalità di interazione, eccetera, eccetera. Assolutamente, sì. Sì, diciamo che il Covid, la situazione che stiamo vivendo, ha un po' assassinato i finti brand, no? Quelli che non erano autentici. E quindi diciamo questo unito al fatto che i consumatori sono sempre più consapevoli, le aziende sono sempre per forza di cose più trasparenti, fanno vedere di più di quello che di come funzionano la loro macchina, i loro prodotti, quello che propongono, e quindi diciamo c'è sempre più, ecco, questa consapevolezza e ne consegue che, insomma, diciamo, i brand che potranno vincere nel prossimo futuro saranno quelli che, come abbiamo detto, sono quelli autentici. Assolutamente sì. Ma sì, anche il discorso di Cecco mi è piaciuto molto come Paola ha presentato appunto l'azienda, perché appunto parla della storia dell'azienda, dei valori dell'azienda, della qualità del prodotto. Quindi mi sembra una comunicazione molto disintermediata e diretta. E immagino sia uno dei punti cardine della comunicazione dell'azienda. Sì, assolutamente, anche perché essendo il prodotto finale un prodotto semplice nella sua composizione proprio industriale, quindi trattasi di acqua e semola sostanzialmente, il tentativo che sempre più si è fatto negli anni e mai come quest'anno e in quello a venire si farà, è quello di andare a togliere tutto quello che è orpello alla comunicazione e rimanere in un ambito di comunicazione, soprattutto social, estremamente essenziale, in cui, come dicevi correttamente, il tono di voce e la frequenza non devono trasmettere, non devono appunto essere legati a un tema di persuasione quanto più di avvicinamento del brand, del consumatore al brand, e non di persuasione da brand al consumatore. Assolutamente sì. Perfetto, possiamo andare avanti. Allora, qui ho riportato alcuni quotes, citazioni di marketer italiani che trovate anche nel report, e sono un po' i quotes che mi hanno ispirato nell'elaborazione di questo tema per il webinar. Ora non stiamo qui a rileggere i quotes, insomma, perché sicuramente li avete già letti o comunque li avete disponibili nel report, però mi interessavano alcune parole chiave, alcuni punti chiave apportati, insomma, da questi marketers nei confronti della campagna. Quindi c'è Roberto Zariello che parla di brand autentici, appunto, un termine che abbiamo usato con ricorrenza già in questi 20 minuti di webinar, per avvicinare il pubblico. E di conseguenza è importante lo storytelling, quindi l'azienda ha un volto, ha una storia, e bisogna raccontare questa storia nel modo più diretto e chiaro possibile, e per riallacciarsi un po' alle emozioni e agli interessi del pubblico di riferimento. Poi abbiamo Cristiano Carriero, che parla appunto, ha un termine che mi ha colpito molto, comunicazione integrante, che poi riporteremo anche nella slide successiva, e quindi insomma una comunicazione che coinvolge il pubblico nel processo comunicativo stesso. Quindi si comunica per essere, non per apparire o per amplificare le caratteristiche di un prodotto. E in questo senso appunto è qui che ho pensato che De Cecco potesse essere un esempio lampante in ambito italiano e quindi poi il progetto insomma ha preso la piega che stiamo illustrando ora. E poi c'è Francesca Sollo, c'è questa frase molto, molto emotiva e mi ha molto colpito. Il 2021 vede come trend il trend del cuore, che è un po' un sunto perfetto, insomma, di quello di cui stiamo parlando. E quindi, insomma, c'è anche il discorso delle emozioni e sensazioni connesse a questo assunto. E poi la conoscete già, appunto, è un viso familiare, Miriam. Ha portato un quote molto interessante. Miriam, vorresti argomentarlo? Sì, certo. Quindi collegato, no, al primo, come dire, ai 10 trend, al primo dei 10 trend,
quello che io vedo, appunto, come anticipavo prima, è la crescita dell'attenzione verso l'impegno sociale che i brand hanno. E qui, perché dicevo che non è qualcosa di nuovo, per, nel marketing c'è un testo, che è il Clue Train Manifesto. Cioè qualcuno mi diceva, basta citare il Clue Train Manifesto. In verità il Clue Train Manifesto, 1999, ha dentro delle perle che cominciano adesso a far uscire, diciamo, tutto il loro valore, e una di queste tesi, ok, cosa io chiamo perle, sono in verità delle tesi, dice proprio che i brand, che le aziende, insomma, però possiamo in questo caso usarlo come malamente come sinonimo, le aziende che vogliono posizionarsi, cioè trovare un loro posizionamento di brand, fanno bene a prendere posizione. Prendere posizione su temi, possibilmente, dice questa tesi del Clue Train Manifesto, secondo me è geniale, su argomenti che interessino al loro, traduco io, pubblico di riferimento. Quindi la tendenza a dire, se vuoi essere rilevante e farti scegliere, devi prendere posizione in maniera autentica, l'abbiamo detto, verso qualcosa che i tuoi clienti potenziali sentono come rilevante perché ha un impatto sulle loro vite. È riassunto benissimo in quello che stiamo vedendo succedere. Certo. Perché? In particolare perché in questo momento suonerebbe fuori stonato, suonerebbe fuori armonia il fatto di arrivare con una proposta smaccatamente commerciale. Sempre, comunque. Poi è chiaro, non siamo nel mondo delle favole, anzi per molte aziende il tema adesso è fatturare, vendere per poter sostenere, no? Quello che, insomma, questo forte colpo che per tanti è arrivato, però il come ci si arriva è cambiato. Qui posso portare anche l'esperienza che ho direttamente. Cioè, senso di comunità e forte impegno sociale. Io lavoro con grandi aziende, lavoro con aziende più piccole. Una di queste è una società che ha due hotel, potete immaginare che cosa significa in questo periodo. Insomma, se ci sono stati anni difficili, questi mesi qui lo sono tantissimo, perché è venuta a mancare la domanda, le persone non si spostano e così via. E quindi quello che abbiamo fatto è, per esempio, puntare non tanto a proporre le stanze, perché in questo momento sarebbe una cosa che suona fuori da ciò che le persone hanno nelle corde, no? Anche dire prenota per l'estate prossima, sì, però quanto sei rilevante? Poco, sei poco rilevante. Abbiamo invece deciso di raccontare le destinazioni, quindi avvicinare a qualcosa che sia un momento di risposta a un senso di solitudine, no? Le persone possono essere chiuse nelle loro case, o comunque hanno voglia di viaggiare, ma non lo possono fare in questo momento. Quindi ti racconto la destinazione in modo molto, molto pulito, non patinato, però bello, e dall'altro lato crea una connessione. E quindi un altro tipo di contenuto. Porto degli esempi, ma così, come dire, faccio lo sforzo di dare anche un po' di concretezza a tutti questi concetti. Una lettera firmata dalla locandiera, così si chiama, che è la persona che gestisce questi hotel, che ha un suo personal brand, in cui non vende i suoi prodotti, racconta e trasferisce, in questo senso, incoraggia e trasferisce ottimismo a tanti altri, in questo caso operatori B2B, che come lei in questo momento non hanno, diciamo, un canale di vendita così florido come poteva essere nelle aspettative o come poteva essere un anno fa. Quindi, ancora una volta, come si può declinare questo trend? Si può declinare senza perdere il contatto, quindi nessun brand deve scomparire. È certo che deve suonare in maniera armoniosa con ciò che è quello che è il sentire lì fuori, quello che le persone lì fuori sentono, vedono, vivono tutto il giorno, che cambia da settore a settore. Per cui questo vale in questo esempio specifico con le aziende con cui lavoro, che producono impianti, è chiaro che la declinazione di quel concetto lì è differente. Però trasferire senso di comunità ed essere attivatori di positività sono le chiavi, secondo me, per poter avere una rilevanza lì fuori. È bellissimo l'esempio della lettera, perché non riesco a immaginare un esempio di comunicazione disintermediata migliore di quello, appunto, una lettera dalla locandiera. Sì, lì è fattibile, nel senso c'è tutto un lavoro di branding che abbiamo fatto prima, però ecco, è un modo per cambiare, no? Modalità di relazione in questo caso. Sicuramente, sì. Perfetto. E abbiamo Lorenzo con il suo quote. Lorenzo, cosa ci dici relativamente al,
al tuo assunto. Sì, diciamo che ricollegandomi a quello che dicevo prima, c'è una certa categoria di brand che non è mai nata, ecco così. E per questo, perché sono sempre stati brand che hanno espresso valori superficialmente, hanno sempre cercato soltanto di spingere il prodotto, non si sono mai occupati di spiegare i loro valori, no? E il marketing è essenzialmente un lavoro di profondità, cioè si deve andare a scavare nelle buyer persona, negli ideal customers a cui un'azienda si rivolge. Ed è scavando che, diciamo, si trova quel valore che si può comunicare, ed è conoscendo queste buyer persona che sono prima persona che buyer, no? E per questo, diciamo, in questa fase, per esempio, una delle aziende che seguo ha deciso di è un'azienda che si occupa di, si chiama outplacement in inglese, cioè di ricollocare persone che hanno perso il lavoro, e ha offerto un servizio di diciamo revisione di LinkedIn, di curriculum gratuito. Diciamo per fare quello che, diciamo, in inglese si chiama pay it forward, no? Cioè cercare di dare prima di ricevere, e con l'idea che poi magari si possano unire i puntini a un certo punto in futuro, no? E, perché si è aiutato effettivamente una persona, una famiglia a ritrovare il lavoro, ecco. Certo. E quindi questo mi sembrava un modo, diciamo, autentico, perfettamente integrato nei servizi che questa azienda offre, e quindi mi è sembrata una bellissima iniziativa. Sì, si rifà rapporti umani, quindi insomma è assolutamente attinente e interessante. Perfetto. Qui abbiamo dei quotes dal punto di vista di influencer globali, di nuovo li trovate nel report, probabilmente li avete già letti, però mi interessava considerare anche il punto di vista globale su questo tema, appunto, perché i temi sociali cari alle persone, insomma, cambiano a seconda della localizzazione geografica. Quindi se per noi, se in Italia un tema caro può essere quello dell'uguaglianza o del cibo, del clima, ovviamente altrove può essere riguardo diritti fondamentali, insomma, cose che noi teniamo, insomma, diamo per scontate. E comunque i temi chiavi sono molto interessanti, quindi costruire l'identità culturale del brand, dar spazio alla comunità, il benessere di sé e della società è un tema fondamentale in questo senso, eccetera, eccetera. Comunque li troverete nel report. Ed eccoci al nostro piatto forte, appunto, De Cecco, una collaborazione di cui vado orgoglioso. Parleremo, insomma, di tre case study importanti in quest'ottica. Paola, vuoi dirci qualcosa riguardo la comunicazione integrante e integrale adottata da De Cecco in questa fase importante? Sì, allora, come correttamente anticipato da tutti voi, la comunicazione oggi più che mai è evoluta nella direzione di avvicinarsi all'utente finale. Il caso di De Cecco chiaramente è differente da quello di Candiera vicina alla sua utenza, o di quello di un servizio di placement che aiuta nella revise del CV, che sono esempi assolutamente ottimali di questo tipo di trend. Lato nostro, l'obiettivo è sempre chiaramente quello di promuovere il prodotto, e lo si fa sui social network utilizzando delle leve differenti da quelle che si utilizzano su stampa o su TV. Ciononostante,
sia partendo dalla stampa e dalla TV e arrivando fino ai social, quello che il brand ha fatto negli ultimi mesi, soprattutto quello di fare leva su emozioni che fossero quanto più autentiche possibile. E come dicevo all'inizio, abbiamo optato per una sorta di back to basic della comunicazione. Quindi spesso la comunicazione della pasta era l'associazione con grandi chef, con nomi altisonanti, con stelle Michelin, con talent di cucina. Si è scelto quest'anno più che mai invece di appunto ritornare alla basicità, ritornare al posto primario in cui il nostro prodotto viene utilizzato, quindi la cucina del singolo, la cucina dell'utente. Se da una parte quindi il contenuto UGC abbiamo certo inventato noi, non è certo nato quest'anno, quindi lo user generated content come strumento per fare leva sull'engagement degli utenti sui social, nato con i social stessi. D'altra parte, negli ultimi anni si era un po' abbandonato in favore, dicevo appunto, anche sui social di una comunicazione up to bottom, quindi che partendo dall'alto del brand, che si associava magari a un testimonial che in cucina rappresentava l'eccezionalità, un'eccellenza, cercava poi di trasmettere questa eccellenza agli utenti. Se vuoi, andando avanti nella slide, Francesco, possiamo vedere come una primissima parte di tutta questo avvicinarsi all'utente si era chiusa proprio in un hashtag, quindi in una leva di comunicazione digitale classica, che nel nostro caso è da una parte espressione purissima del brand, che è alla De Cecco, e dall'altra in realtà è proprio un tentativo di portare nella concretezza tutto quello che ho detto fino adesso, quindi per essere più reali e trasparenti possibili, per afferire e ricontestualizzare il nostro prodotto in un contesto il più reale possibile, che è quello della cucina, si è cercato e si cerca tutt'oggi attraverso l'hashtag alla De Cecco di associare la nostra comunicazione a un momento quotidiano. Quindi vivere alla De Cecco vuol dire ricercare il meglio in tutto quello che si fa, avendo cura dei dettagli, e quindi che si tratti di un piatto di pasta, della scoperta di un luogo o del piacere di ritrovarsi a tavola, la modalità con cui il brand cerca di trasmettere il modo migliore per farlo è quella dell'autenticità. Una search su Talkwalker ha rilevato un livello di engagement estremamente alto per il nostro hashtag, che era in realtà che rileva uno 0% di sentiment negativo, perché appunto vuoi da una parte sicuramente una strategia di marketing e comunicazione particolarmente azzeccata per un prodotto che comunque è un love brand, vuoi dall'altra la necessità nostra di brand di avvicinarci al consumatore nel momento classico di consumo, quindi alla cucina, ma insomma la combinazione di questi due elementi ha fatto sì che l'hashtag alla De Cecco, soprattutto negli ultimi mesi, con delle campagne social indirizzate fortemente su questo hashtag, hanno fatto in modo che si generasse un volume di comunicazione, un volume di dialoghi attorno estremamente alto e soprattutto estremamente positivo, il che per noi rappresenta un motivo d'orgoglio, in primis come brand, in secondo luogo come brand che vuole essere vicino al consumatore. A questo proposito volevo aggiungere, ora ho cominciato da 2 mesi in Talkwalker e da 2 mesi insomma gioco un po' con il tool, do un'occhiata in generale a quello che succede a livello di branding, ed è la prima volta che mi capita di vedere un sentiment negativo dello 0%. È un unicum per me, è notevole, insomma, decanta un po' sì, certo, del brand, della percezione del brand in questo senso, quindi tanto di cappello. Volevo chiedervi, secondo voi, forse l'ho interpretata in questo modo personalmente, non so se è così, però alla De Cecco può essere visto come un hashtag che interpella il pubblico e invita, insomma, a proporre la propria interpretazione del brand, del prodotto, quindi una sorta di user generated content in ambito culinario, o è proprio una cosa che ci vedo solamente io, insomma? No, assolutamente sì, è corretto, nel senso che la cucina è un argomento divisivo per l'italiano, nel senso che ho visto nascere guerre e combattere battaglie ancora in corso sulla carbonara, la ricetta della matriciana, o contro magari un certo utilizzo del prodotto che si fa all'estero, magari associandolo ad altri ingredienti.
E detto questo, diciamo che l'hashtag della DECO vuole essere a suo modo, in questo senso, in un terreno tanto oggetto di scontro bonario, soprattutto per il pubblico italiano, vuole essere un punto di incontro, vuole essere un bacino all'interno del quale raccogliere tutto quello che per il singolo consumatore è la DECECO. Quindi, fatto, diciamo, dato per scontato il fatto che vivere alla DECECO, cioè alla DECECO in sé vuol dire ricercare il meglio in tutto quello che si fa, ognuno all'interno di questo fare ci mette il proprio saper fare e lo fa nella direzione che ritiene più corretta, è la modalità che ritiene più corretta, il che vale anche sì per una ricetta e per un piatto di pasta. Quindi noi non daremo mai come brand la ricetta della carbonara alla DECECO, ma lasciamo che siano i nostri utenti a proporci al loro modo tramite l'hashtag. Speriamo in modo giusto. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una pagina Facebook che elenca i commenti di italiani su ricette estere della Italian Method Food. Il carattere è fortissimo, sono delle cose assurde. Bellissimo. Siamo proprio un popolo unico, è incredibile da questo punto di vista, per l'affezione nei confronti del cibo e la verve, diciamo. E, sì, voglio proseguire Paola riguardo insomma l'analisi, cioè magari questo riguarda un sì, po' questo... Sì, vai, prego. Questo è un viene trattato da Talk Walker, questa infografica, e dimostra un po' come l'hashtag della DECECO sia probabilmente uno dei più utilizzati in relazione al brand, e per nostra con un grande nostro orgoglio anche uno dei più utilizzati in relazione ai contenuti food. Attorno ne vediamo tanti altri, tutti bene o male legati al mondo food, a dimostrazione del fatto che è particolarmente azzeccato, diciamo, il connubio tra tipologia di prodotto che andiamo a, che andiamo a comunicare e modalità con cui lo comunichiamo attraverso l'hashtag. Quindi la percezione positiva del pubblico non è che la punta di un iceberg, è tutto una strategia di comunicazione in primis digitale che aveva questo obiettivo. Sì, vediamo solamente termini, keywords, emoticon e hashtag positivi relativi al brand. Sì. Secondo use case, che sta, scusate, influencer marketing, una partnership molto interessante. Sì, abbiamo all'interno quindi del vivere alla DECECO, come dicevo prima, c'è una tematica molto importante legata al metodo, quindi all'approccio metodico costante e di costante ricerca della qualità che si fa nel nostro caso nella creazione del prodotto pasta o del prodotto DECECO in generale, e che in generale però, come dicevo, è adattabile e malleabile sui vari ambiti, vari approcci alla vita, vari contesti. Nell'ottica di rendere più comprensibile questa tipologia di concept, abbiamo deciso quest'anno di cominciare ad associare il nostro hashtag ad un testimonial che per la prima volta nella storia centenaria di DECECO è stato un testimonial 100% digitale, quindi non un testimonial TV o stampa, non il protagonista di uno spot, ma il protagonista di una campagna 100% digital che è nata e vissuta e continua a vivere sui nostri canali social. Abbiamo, probabilmente l'avete riconosciuta, sposato Federica Pellegrini. Abbiamo deciso di associarci a Federica Pellegrini, certamente non in modo casuale, ma andando ad individuare proprio in lei la personalità, la celebrity sportiva che al meglio poteva rappresentare il nostro hashtag, all'interno di un'attività che si chiamava non a caso Federica Pellegrini alla DECECO, attività all'interno della quale Federica ha comunicato il proprio rigore, il proprio metodo nell'allenamento in vasca e poi in cucina attraverso il proprio canale social. Quindi Federica Pellegrini come testimonia sportiva d'eccellenza che abbiamo accompagnato e accompagniamo, Covid permettendo, ahimè, alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno. E Federica Pellegrini che 100% per noi rappresenta tutto quello che il brand è nella propria quotidianità, quindi un non improvvisato, ma un metodo costante nella ricerca e nella costruzione della qualità e dell'eccellenza. Eccellenza che in questo caso non frutto di un casuale talento, di una casuale inclinazione, ma un'eccellenza, un talento frutto di anni e anni di metodo costante e di abitudine all'eccellenza. Quindi per noi è stata un'attività conclusa da pochissimo e che sperabilmente avrà un seguito, un'attività assolutamente
importante per noi, perché per la prima volta abbiamo deciso di far vivere solo sul digitale un'attività. E per la prima volta l'abbiamo fatto non associandoci un progetto di influencer marketing nel senso più, lasciatemi dire, marchettaro del termine, quindi personaggio famoso che cucina la pasta, ma abbiamo voluto, proprio nell'ottica di svincolarci da tutto quello che è chef stellato che ci insegna la sua ricetta speciale, abbiamo voluto invece uscire dalla nostra comfort zone, abbracciare il contesto sportivo e farlo però nel modo più ineccepibile possibile, col personaggio che per noi senza dubbio rappresentava l'eccellenza italiana. Certo. Timo, qui diamo degli hashtag associati insomma a questa campagna che ho cercato sul nostro tool. Di nuovo hashtag che denotano un'accezione positiva, una percezione positiva dell'operazione di marketing, e di nuovo 0% sentimento negativo all'interno di questa comunicazione. Quindi direi che funziona una meraviglia per il brand. E, terzo e ultimo case study per quanto riguarda Rececco, l'uso degli hashtag. È un uso molto strategico. Cosa sai dirci, Paola? Sì, tornando invece in un ambito sicuramente più marketaro, l'hashtag che con Talkwalker che abbiamo deciso di analizzare con il vostro tool è stato quello di sfida integrale. Quindi se appunto alla De Cecco racchiude più un cappello diciamo comunicativo del brand più ampio che include il metodo, la produzione, lo sviluppo e poi anche il prodotto finale, per sfida integrale abbiamo deciso invece di partire dalla fine dal prodotto e di andare ad abbinare a tutta una serie di ricette, quindi comunicazione di prodotto classica, un hashtag altrettanto classico, se vuoi, legato a una tipologia di prodotto meno diffusa rispetto alla pasta di semola classica. La pasta integrale, che comunque vede una fetta di consumo sempre più grande e sempre maggiore nel mese, dicevo, la pasta integrale è stata protagonista di una sfida. La sfida che il brand ha lanciato ai propri consumatori tramite i suoi canali social, Instagram in primis, è stata quella di preparare i grandi piatti nella tradizione culinaria italiana con la pasta integrale. Quindi il tentativo ben riuscito è stato quello di uscire un po' da quella che è la comfort zone della pasta integrale, quindi tutto l'ambito della dieta, delle calorie ridotte, della ricerca della forma fisica intesa proprio come privazione alimentare, non come corretta alimentazione. Quindi usciamo da questo terreno per invece abbracciare il terreno classico della cucina italiana. Quindi sfida integrale è stato l'hashtag che ha accompagnato e tuttora accompagna una serie di post di ricette di cucina italiana classica preparate però con la pasta integrale. Abbiamo dimostrato che la carbonara ancora può essere preparata con la pasta integrale, così come la matriciana e così come tantissimi piatti. Quello che ha stupito forse noi in primis è che il meccanismo dell'UGC è vivo, lo attenti a noi dopo tanti anni, ancora l'utente invitato a partecipare a una creazione di contenuto in linea con quello che l'utente stesso ricerca e crea, è ancora un metodo funzionante. Quindi la community ha risposto in modo spontaneo a questa call to action e ha condiviso con noi tramite i vari canali social altre ricette preparate sulla base di quello che è il concept di sfida integrale. Quindi in questo caso il coinvolgimento della community è stato importante ed ha ancora una volta stabilito una comunicazione diretta e disintermediata tra il brand e il suo pubblico. E quindi anche questo secondo me è un successo, in questo caso se vuoi proprio di content strategy social del brand. Assolutamente interessante. Visto che abbiamo parlato in questo excursus dell'importanza dello storytelling e dello user generated content, volevo chiedere a Miriam e Lorenzo, questa è un'improvvisazione, quindi non abbiamo provato questa domanda, ecco. Volevo chiedere a Miriam e Lorenzo, secondo voi nel 2021, come marketers porreste più attenzione al storytelling oppure a coinvolgere l'utenza nella comunicazione e quindi a stimolare al contenuto generato dall'utenza?
Bella domanda. Allora, uno dei trend individuati dallo studio di Talkwalker parla di conversational marketing, no? E diciamo che il conversational marketing si può applicare in tanti modi, alcuni anche molto tecnici, con questi autoresponder con l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto con Google Duplex, cose simili. Però la vera conversazione in realtà è questa, è quella che ci ha portato ad esempio Paola, no? È questa la conversazione con gli utenti che serve. Poi ovviamente serve anche lo storytelling. Lo storytelling è qualcosa che noi abbiamo come umanità nel DNA, no? Prima che si inventasse la scrittura era tutto un raccontarsi storie tramandate di generazione in generazione, e quindi l'importanza dello storytelling è proprio come strumento cognitivo alla base proprio dell'essere umano, ed è uno strumento potentissimo, no? Vediamo che diciamo la più grande industria di storytelling al mondo è Hollywood, no? Ci hanno fatto il lavaggio del cervello da moltissimi anni, e noi siamo, no? Vediamo il mondo in parte con gli occhi di Hollywood, no? Che ci ha influenzato, sono loro i veri primi influencer, diciamo, nell'epoca moderna. Sì, quindi lo storytelling è assolutamente fondamentale. Riportando un off topic, visto che hai citato l'importanza dello storytelling, ora va di moda questo filosofo Harari che ha scritto Homo Deus, un libro sulla storia dell'umanità, insomma, che dice che il successo della specie umana sta nel fatto, nella capacità di raccontare storie alle quali la comunità crede e alle quali la comunità si adegua. Quindi, insomma, hai assolutamente ragione, l'importanza dello storytelling. Miriam, invece, te cosa ne pensi? Sì. Io penso che sia una falsa dicotomia, nel senso che non dobbiamo decidere tra user-generated content e storytelling. Cambierà, insomma, non è che cambierà, c'è già come tendenza il fatto di far raccontare parte di ciò che si è alle persone che partecipano alla creazione dell'identità aziendale. Quindi questo è, diciamo, il cappello. Dopodiché c'è un'altra considerazione, che è la classica risposta che noi diamo, noi marketer diamo, e che non piace a nessuno, che dipende. E quindi ci saranno aziende, brand che potranno, anzi avranno molte più occasioni di attivare user generated content. Perché? Perché per potenziare la causa che hanno scelto di supportare attiveranno la loro community per chiedere a loro come possono risolvere un certo tema o come stanno applicando, no, la raccomandazione che quel brand ha. Quindi per alcuni sarà strategico avviare iniziative per stimolare lo user generated content, mentre per altre sarà molto più importante, forse anche perché per esempio sono in una fase diversa della loro sviluppo aziendale. Cioè De Cecco che fa già un percorso, quindi per loro probabilmente sarà, come dire, potenziabile il coinvolgimento delle persone nella generazione dei contenuti. Altre aziende invece, la maggior parte, mi sento di dire, non hanno ancora sposato una causa, ok? Io lavoro anche con tante medie aziende e questi sono concetti completamente nuovi, perché come diceva Lorenzo prima, sono concentrati sul prodotto, hanno brevetti pazzeschi, però si sono sempre raccontati poco. Per loro quindi il fatto di cominciare a raccontarsi e insomma, a costruirsi un'identità attraverso la narrazione sarà la scelta chiave per l'anno prossimo. Quindi, diciamo, da un lato vedo la possibilità di fare storytelling affidando parte della narrazione alle persone, mm-hmm, oggi detti user, e dall'altro lato molto dipende dall'obiettivo che l'azienda ha e dov'è in questo percorso di prendere posizione. Certo, quindi è più circostanziato. Sì. Perfetto, quindi questo è quanto. Penso questa sera mi farò delle orecchiette ai piselli, mi è venuta fame. In definitiva, grazie per lo use case, perché sta di continuo a confondere i due termini, è assolutamente interessante. E quindi in definitiva direi, abbiamo tirato insomma tre punti chiave. Per il brand è importante l'autenticità, l'emotività e il coinvolgimento. Quindi l'autenticità si ottiene attraverso una comunicazione aperta, onesta ed inclusiva. E non è più una questione di persuasione, ma una questione appunto di veicolare valori per quanto riguarda il brand,
che è quasi una persona che prende posizione riguardo a temi sociali importanti alla propria utenza di riferimento. Poi c'è la questione dell'emotività, quindi insomma la comunicazione dal punto di vista del contenuto, quindi copy, grafica, metodi come storytelling, appunto, deve basarsi sulle emozioni, sulle sensazioni e deve appunto rifarsi a questi temi importanti. E il coinvolgimento, appunto abbiamo posto questa domanda per questo motivo, riguarda lo user-generated content, trovare metodi creativi per coinvolgere la propria utenza nel proprio processo comunicativo, come ha fatto De Cecco appunto con l'hashtag che ha portato le persone a partecipare dal punto di vista culinario. E questo è quanto, insomma. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con questi tre punti? Beh, io senza dubbio, no, vi rubo un minuto neanche, due secondi, senza dubbio, cioè, non starò a ripetermi perché ho già parlato fin troppo fino adesso, ma i tre pillar di coinvolgimento sono quelli su cui tutta la strategia di contenuto di De Cecco si basa e, spoiler, si continuerà a basare anche sicuramente per tutto il 2021. Perfetto. E abbiamo 4 minuti, il tempo non è bastato purtroppo, quindi abbiamo delle domande. Dunque, sono il newbie con Zoom, vediamo se riesco ad aprirle. Eccoci qua. Un momento, abbiamo l'elenco. Oh, ho perso il corso, eccoci qua. Gaia chiede, buongiorno, dove posso scaricare l'intero studio di Talkwalker? Gaia, trovi sul sito la landing page per scaricare lo studio, o sui social. Abbiamo pubblicato insomma il link ovunque, vedi su LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, trovi il link. Stessa domanda. Vediamo un po' Pietro cosa ci dice. Salve, volevo sapere, avendo ospiti che provengono dal settore food, delle suggestion su come continuare a cavalcare la crescita dei trend di vendita del prodotto online nel food and beverage. E se secondo loro i costi di advertising online cominceranno a crollare come mai, come nei mesi di marzo, aprile dell'anno scorso. Penso molti spunti, insomma, ci ha dato Paola in questo settore, su come, su quali punti vertere, insomma, nella propria strategia. E riguardo i costi, veramente non sapevo che fossero crollati, non ero al corrente. Voi sapevate qualcosa riguardo, insomma, al diversi pricing per quanto riguarda l'advertising sui social? Relativi al... Diciamo che in generale la prima reazione spontanea di molte aziende è stata tagliare il marketing budget, no? Mm-hmm. E quindi questo qui probabilmente ha portato a un crollo della domanda. Però per quanto riguarda il canale digitale, invece assistiamo da anni a una crescita e credo che sia avvenuto un anno o due anni fa, diciamo, il punto di sorpasso fra il canale digitale e tutti gli altri canali di marketing, e quindi comunque questo qui è un trend inarrestabile che continuerà, e quindi casomai i prezzi negli anni a venire potranno soltanto salire nel lungo termine, nel medio e breve termine non so. Certo. Sì, chiaro, il cambiamento dei prezzi, questo è valso per le campagne su Facebook, per tantissime campagne, appunto, sono scesi perché secondo me, come dire, perdendo un'opportunità, tante aziende hanno smesso di investire, quando paradossalmente c'erano molti più occhi lì sopra. Sì. Tutti i social network hanno fatto il boom di interazioni, tempo di permanenza, durante quelle settimane in cui effettivamente eravamo chiusi in casa e non potevamo fare molto altro. Però sì, c'è una discesa dei prezzi. Non so se si ripeterà, nel senso che per alcuni sarà inevitabile. Chi ha reti vendita, se spero di no, dovesse esserci un altro lockdown, è chiaro che l'investimento puoi curvarlo sul digitale, ma non potrai promuovere n.000 punti vendita sul territorio, quindi investire per fare drive to store. Quindi quelli caleranno. D'altra parte, come dire, in uno scenario che si ripete, è qualcosa di cui dovremmo già aver imparato, che invece dobbiamo continuare a investire per comunicare qualcosa di diverso. Sì, assolutamente. Quindi insomma, ragazzi, investite sugli spazi online come se non ci fosse un domani, il momento giusto, e magari usate il report per avere qualche dritta. Poi vediamo un po' questa domanda, answer live, da anonimo. È stata posta una domanda rispetto a storytelling versus
user-generated content? Beh, penso che abbia già risposto in maniera esaustiva a queste domande. Quindi rendere le persone loro stesse quelle che raccontano, creare storytelling tramite loro in relazione al rapporto con il brand. Sì, sì. Il punto di vista che dicevo non è per forza ma unendoli ai le persone che raccontano parte della narrazione del brand. Ottimo, vediamo un po' la prossima domanda. Answer Live, appunto Pietro di nuovo, questo intendevo, io ho investito personalmente per la mia azienda ed è stata un'opportunità. Beh, ci fa molto piacere, insomma, riconfermare appunto questo assunto, questa importanza. Ottimo Pietro, complimenti. Poi riguardo questo punto, Francesco, diciamo, si può dire che aziende, soprattutto italiane, che non hanno mai investito troppo sul digitale, anche le grandi aziende, no? Non hanno problemi a spendere milioni di euro per partecipare a fiere di settore tutto l'anno, spedendo diciamo tutto il reparto vendite dall'altra parte del mondo, eccetera, eccetera. Però diciamo a spendere diciamo una frazione di quella cifra lì sul digitale sono molto restii, no? E quindi diciamo questa diciamo e adesso sono costretti probabilmente, no? A farlo. Però ecco, se pensassero soltanto di diciamo di investire il 10% di quello che investono nel marketing per loro tradizionale nel digitale, sicuramente potrebbero avere degli ottimi risultati. E adesso non hanno praticamente, diciamo, altra scelta probabilmente, no? Perché chissà quando saranno le prossime fiere di settore. Sì, c'è poca alternativa, infatti. Mi sto scontrando con questo problema anch'io, per organizzare eventi live o pseudo live per Talkwalker, ma è difficilissimo. Vediamo un po'. Stefano Barnabei, come iniziare a parlare di questi temi nel mondo dell'arredamento di lusso? Ah, Stefano, abbiamo già sforato il tempo, si potrebbe parlare per ore di questo argomento. Se vuoi facciamo un follow-up, contattami su LinkedIn, Francesco Turco, ne parliamo quando vuoi, insomma. Purtroppo non abbiamo tempi tecnici ora. Di nuovo, il report, ribadisco, lo trovate sui nostri canali social e sul nostro sito. Francesco, scusami, deformazione professionale, potresti fare un copia e incolla sulla chat così tutti quanti se lo vanno a scaricare subito? Effettivamente sì, vabbè, ora magari neanche... Ho resistito a farlo io, ma emerge in me l'orientamento. Vediamo un po', che non avevo visto. La registrazione sarà disponibile su YouTube e sui nostri canali social. Francesco in più chiedono link per scaricare 7.000, ecco. Questo ora non faccio in tempo perché fra poco chiuderemo, però vi invito a contattarmi su LinkedIn, su social, comunque trovate tutto lì. In quale settore è più forte l'impegno dei brand per una maggiore vicinanza e una minore persuasione commerciale? È interessante, io penso che il settore del cibo è il primo che mi è venuto in mente per quanto riguarda il mercato italiano, però penso sia circostanziale nei diversi mercati. Ho visto brand che riguardano appunto, tipo Nike, un esempio banale, però ci sono anche brand dell'intrattenimento come Netflix e Nintendo che fanno leva sul nostalgia marketing ed hanno tantissimo successo, un engagement pazzesco, e quindi sì, insomma... Poi non so se volete aggiungere voi degli esempi che avete in mente, Miriam, Lorenzo, Paola. Però abbiamo già sforato, mi rendo conto. Va bene, direi che possiamo chiudere qui. Che ne dite? Volete aggiungere qualcosa? Io non ho parlato troppo, grazie. Grazie a tutti. Grazie a te per aver partecipato. Mi unisco ai ringraziamenti. Grazie mille Miriam per essere stata con noi. Grazie a tutti. E grazie Lorenzo, ci vedremo presto.